Un tavolo in prefettura Potenza per un progetto che punta alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Obiettivo? Familiarizzare con le nuove tecnologie per destreggiarsi nella quotidianità e difendersi dalle truffe online e non solo. Ci dice di più Eugenio Montesano. Dal 2019 al 2021 le truffe in provincia di Potenza, in particolare quelle informatiche, sono aumentate di oltre il 13%, a preoccupare soprattutto il dato legato ai raggiiri consumati e ai danni di chi ha 65 anni o più. In questa fascia d'età sono infatti raddoppiati. In termini assoluti si passa dai 5 casi del 2019 ai 10 del 2021. Numeri che possono sembrare anche molto contenuti, ma il dato importante è la crescita di un fenomeno che, oltre al danno economico, può crearne anche uno psicologico, più subdolo e strisciante. Può capitare infatti che la vergogna dia la stura alla depressione. E quello che bisogna cercare di ottenere è l'inversione di questo sentimento di vergogna che non è soltanto nei confronti delle forze di polizia a denunciare, ma anche nei confronti degli stessi familiari. In questo contesto si inserisce il progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani presentato stamattina in prefettura alla presenza del vice sindaco del capoluogo Michele Napoli, del presidente della provincia Cristian Giordano e dei vertici provinciali delle forze di polizia. 16.400 euro i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno per rafforzare i presidi antifrode sul territorio provinciale. Non solo campagne informative per aumentare la consapevolezza dei cittadini, si punta infatti anche a fornire assistenza psicologica diretta attraverso l'apertura di quattro sportelli di prossimità. Il progetto, sviluppato dal Comune di Potenza, partirà a fine ottobre. In affiancamento all'amministrazione del capoluogo, eh, cercheremo di essere estremamente attenti perché ci sia una inversione di eh, numeri anche su questo reato.